Quale strumento suoni? Da quanti anni studi musica e come ti chiami? Suono il pianoforte da 8 anni praticamente e mi chiamo Matilde Murru. Mi chiamo Emanuele Bolle, suono il violino da 2 anni e mezzo. Allora, io suono il violino, questo è il 3° anno e ho suonato anche la chitarra per 1 o 2 anni e il mio nome e cognome sono Alice Mautino. In quale città vivi? Da Torino. Da Torino. Da Torino. A chi è intitolata la scuola che frequenti? Italo Calvino di Torino. Italo Calvino. Italo Calvino. Qual è il nome del tuo insegnante? Angelo Viciconte. Maria Polidori. Maria Polidori. Chi ti ha ispirato alla scelta di studiare musica? In realtà fa parte di me da sempre perché anche mia madre canta e un po' tutta la mia famiglia è molto artistica, quindi... Ho scelto da solo perché volevo provare. La musica fa parte di me da bambina, cioè da quando ero piccola e mio papà suona e quindi ho deciso per questo. Se dico Papa Francesco, in una parola, che cosa ti viene in mente? Accoglienza. Felicità. Grazie. Come si chiama? Marco Ravizza. Quale strumento insegna? Io suono il pianoforte e dirigo il coro. Che studi ha fatto? Conservatori, università, abilitazioni varie, insomma, musicali soprattutto. Qual è stato il concerto più bello a cui hai assistito o è stato protagonista? Sarà questo, sicuramente. Chi ha ispirato le sue scelte di vita? La mia famiglia, con la loro passione per la musica e la fortuna di incontrare i giusti maestri per strada. Se dico Papa Francesco, in una parola, che cosa le viene in mente? Simpatia. Presenti la città di dove è situata la scuola che dirige. Sì, noi veniamo da Torino, una città molto accogliente che negli ultimi anni è cambiata molto e è molto attenta anche alla musica. Che genere di musica ascolta? Musica classica, musica rock. Da quando e come è organizzata l'attività didattica musicale? Allora, nel nostro istituto, nella scuola secondaria di primo grado, c'è una sezione musicale. Quali strumenti musicali si possono studiare? Violino, violoncello, percussioni e flauto e dedicano ore curricolari ogni settimana allo studio dello strumento e all'orchestra anche. Quanti studenti ha diplomato finora? La scuola e tanti. Chi o cosa ispira la sua attività professionale? La mia attività professionale è ispirata dai ragazzi soprattutto e dal loro entusiasmo nell'affrontare lo studio. Se dico Papa Francesco, in una parola, che cosa le viene in mente? Accoglienza. Dirigerò il coro del Va Pensiero. Esperienza fantastica, uno non può chiedere di meglio, insomma. Poi per chi ha deciso di fare dell'insegnamento ai ragazzini, ai bambini e alle scuole medie, poter avere questa fortuna, non ci sono parole. Quindi cosa ne pensa un po' di questo evento di Music for Pop, sia dal suo lato professionale, sia da direttore appunto di un coro di tantissimi ragazzi, sia secondo lei per i ragazzi che partecipano? Allora, beh, i ragazzi già li abbiamo, come dire, un po' intervistati e sono tutti entusiasti. E per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda loro, forse la portata di un evento del genere abbiamo bisogno di un po' di tempo per capire, perché cose del genere non ce ne sono tante e quindi, come dire, bisogna avere dei metri di paragone, ma che saranno ovviamente, non dico più bassi, ma una cosa del genere insolita e grandiosa. Cosa ha ispirato il suo lavoro di musicista? Di musicista e anche di insegnante, beh, alla radice la grande passione da parte della mia famiglia e dei miei genitori, che era una famiglia di canterini, e dalla nonna al papà alla mamma tutti cantavano e quindi questa cosa me la sono portata avanti, poi con studi molto faticosi, però comunque anche, insomma, mi ha dato la motivazione. Una parola per Papa Francesco? Forza e coraggio. La ringraziamo del tempo, ora la lasciamo andare a fare le sue prove e se vuole ringraziare qualcuno, la BIMED, i ragazzi venuti qui, i docenti che hanno permesso tutto ciò. Un abbraccio enorme, veramente, anzi speriamo che si possa rifare una cosa del genere.